forniture occidentali di mezzi pesanti all'Ucraina non riusciranno a cambiare la situazione sul terreno. Questi carri armati bruciano e continueranno a bruciare, attacca il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla TASS. Registrate esercitazioni aeree congiunte con la Bielorussia. Dopo gli attacchi alle infrastrutture critiche, Mosca potrebbe preparare un'azione decisiva nei prossimi 6 mesi. Ma l'attacco al condominio di Dnipro continua a generare vittime. È salito ad almeno 36 il bilancio dei morti nell'attacco russo di sabato, tra cui 2 bambini e 75 persone ferite, di cui 15 minori. La Russia ha negato il bombardamento. Le forze armate di Mosca non colpiscono edifici residenziali, ha affermato il Cremlino. Per il presidente ucraino Zelensky, dal popolo russo, silenzio codardo. Intanto, soltanto nella giornata di ieri, 90 attacchi russi si sono concentrati contro l'oblast di Kherson con sistemi di razzi a lancio multiplo, artiglieria, mortai e carri armati. 5 civili sono rimasti feriti nell'attacco missilistico russo avvenuto la notte scorsa a Zaporizhzhia. Sul fronte aiuti, l'Unione Europea ha firmato un memorandum d'intesa con l'Ucraina per la fornitura di prestiti fino a 18 miliardi di euro nel 2023, mentre oggi a Kiev è atteso in visita il presidente dell'OSCE, il ministro degli affari esteri della Macedonia del Nord, Bujar Osmani. Sul tavolo le sfide umanitarie e di sicurezza e l'impatto della guerra sui civili e sulle infrastrutture per valutare la portata dell'assistenza internazionale necessaria nell'area.